fine andiamo a fare una piccola puntatina andata e ritorno. Una cosa spizza, spizza. Siamo arrivati a Pomposa per vedere il famoso canile che apriranno per noi, solo per noi. La farmacia è dove loro facevano dei medicinali, ma proprio basilari, basilari. Ho aiutato dei medici farmacisti a laurearsi con queste cose qui. Trovate anche delle persone volontarie, gentilissime, che spiegano un po' campanile. Fate un'offerta libera. Noi abbiamo fatto, abbiamo dato 100.000 euro. 150? Sì, 150.000 euro. Ci dispiace per questo video piccolissimo, però devo andare a lavorare, quindi dobbiamo partire. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Andiamo oggi a destra. Oggi andiamo a destra. Perché? Sì, c'è lo stesso. Amici follower, ma soprattutto amiche. Sentite che binomio, eh? Ormai siamo entrati dentro. Allora, amici, oggi andiamo a fare una piccola puntatina andata e ritorno. Una cosa spizza, spizza. Circoncisa, come si dice. Andiamo a fare una visitina al campanile di Pomposa. Esatto, che non siamo andati su l'altra volta perché vi ricordate, ma il video lo avete già visto, è già uscito. Sì, esatto. Quindi, se non l'avete visto, qui in descrizione, vi lascia il mio socio il link per andare a visitarlo e andiamo a vedere questo campanile che è aperto pochi giorni all'anno. Esatto, andiamo toccata e fuga perché poi io vado a lavorare, quindi per non farci andare a lavorare per voi, solo per voi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi piacciono i video e seguiteci perché noi siamo qui per voi, for you. Ok, a dopo. A dopo, ciao, ciao. Amici, for you, even when there's nothing, you always make up something. You know I try to pray for you, even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm pushing, don't test my patience, I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pray for you. Okay, I'm pacing, it cannot wait cause you test my patience, I try to pray for you. For you, for you, I try to pray for you. Sì, ma volevo solo al signore. Adesso dovremmo girare a destra se non erro. Sì, è tanto. Guarda, socio. Sì, occhio, guarda, la piega. La famosa guida sicura, volontaria. Occhio al guerrino qui. Occhio all'acqua. Ah, se metti manca l'ombra qua se ti vuoi, eh? Che bene. Si può mettere anche qua, vedi, l'ombra qua. Ecco qua. Amici follower, siamo arrivati in velocità, siamo arrivati qui a Pomposa. Abbiamo parcheggiato le moto. Siamo arrivati a Pomposa per vedere il famoso campanile che apriranno per noi, solo per noi, oggi alle 9:30 apriranno. Andiamo a fare la visita. Adesso beviamo il caffettino perché so sta caffettino ci vuole vivito e poi andiamo a fare la visitina. Ciao ciao. Amici followers, come potete vedere, come promesso, siamo tornati a Pomposa per vedere il campanile dell'abbazia di Pomposa. Quindi adesso andremo sopra il campanile, dalle 9:30 hanno aperto, andiamo a visitare. Ah, è un'altra chicca. Domenica, se volete venire a Pomposa, c'è la festa della lavanda. Soprattutto. Jump in the ocean.
piccolo accenno, qui viene definita come farmacia. La farmacia è dove loro facevano dei medicinali, ma proprio basilari, basilari. Potete vedere qui, mio socio inquadra, la menta. Quella lì vedete che saluta? Saluta è la salvia. Vedete? Questa è l'ortica. Sono tutte erbe medicinali. Io ho fatto un piccolo... una piccola tesi, ho aiutato dei medici farmacisti ad laurearsi con queste cose qui. Comunque non sentite l'odore, perché dal video purtroppo non possiamo trasmettervelo, ma vi giuro che è una cosa fantastica. Venite, proseguiamo. Forse non tutti sanno che Dante Alighieri soggiornò a Pomposa durante i suoi viaggi tra Ravenna, Venezia e Verona, incaricato delle ambascerie dei signori da Polenta a Ravennati. Qui ebbe modo di ammirare gli affreschi del Giudizio Universale e i mosaici pavimentali, forse ispiratosi dalle forti immagini letterarie della sua commedia. Proprio qui a Pomposa, di ritorno dal suo ultimo viaggio da Venezia, 20 giorni prima della morte a Ravenna, lasciò, si dice, gli ultimi 13 canti del Paradiso, ultimo libro della sua commedia, recuperati poi misteriosamente un anno dopo, dalla morte, dal figlio Jacopo, pure lui poeta. È un gran bel campanile, veramente. Ci ha spiegato anche il signore una storia di questo campanile, delle terre dei vini, perché adesso qui vedete ci sono dei vigneti. Se volete venirla a visitare, lo terranno aperto ovviamente festività sabato e domeniche. Ne vale la pena, venite a vedere proprio il campanile di Pomposa. Guardate il vasellame, le ciotole, no? Che hanno incastonato là in mezzo. Una roba meravigliosa. Allora, com'è stata questa visita? Venite a vederla, venite a vedere il campanile dell'abbazia di Pomposa. Venite a vederla perché ne vale veramente la pena. Trovate anche delle persone volontarie, gentilissime, che spiegano un po' il campanile. Fate un'offerta libera, noi abbiamo fatto, abbiamo dato 100.000 euro. 150? Sì, 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 150.000 esatto. euro. È bella, bella ragazzi, particolare, una particolarità. Amici follower, ma soprattutto amici, amici, siamo giunti alla conclusione di questo piccolissimo giro anche oggi. Esatto, abbiamo visto il campanile di Pomposa, molto bello, consigliamo di andarla a vedere. Sì, sì, andatelo a vedere perché è bello. Ci dispiace per questo video piccolissimo, però io devo lavorare. Andare a lavorare, quindi dobbiamo partire. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e se vi piacciono i nostri video mettete mi piace, che non vi costa nulla. Ciao, okay, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Guarda, bella bella. Ce l'ho anch'io l'originale suo parabrezza, che ho messo su questo perché ho dovuto mettere su queste, che con i viaggi da sempre, vero? Mazzetta da 10 e non le ripartono. Adesso le moto moderne, quelle che vedi, basta. Basta, 1000 euro, ciao. Ragazzi, buon divertimento, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao. Agera è il T3 quello, eh? Sì, 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 ho visto, ho visto. Quello senza marce. Questi sono di Milano, sì, sono milanesi. Abbiamo fatto un bel girettino. Sì, adesso, ahimè, torniamo a casa.